avevo previsto che nell'ora successiva al Pietro della vecchiaia che si dimette, ossia dopo le 20 del giorno 28 di febbraio fino alle 21, ci sarebbe stato un segno dei 153 grossi pesci della pesca miracolosa. Nel solito modo trascendente, che è vero se riguarda me, che io vedo e che io vi propongo in modo che voi lo possiate considerare, il giorno 28 febbraio è un giorno che si riferisce in maniera trascendente al Padre di Gesù, al Abba Te, che è sottinteso in un San Romano Abate. Infatti il 28 febbraio la Chiesa Cattolica celebra San Romano Abate. Ora Romano, proprio in virtù dei valori cabalistici del nome, è il numero 66 e tra tutti i numeri, i sei numeri che sono usciti al Super Enalotto nel giorno 28 febbraio, subito dopo le ore 20 e entro le ore 21, tra i sei numeri, vedete, è compreso il 66 che vale Romano. In relazione a me, che desideravo che questo segno esprimesse proprio quanto sia in relazione con questo momento storico in cui noi siamo, messo in relazione a me, perché io il 28 febbraio di 25 anni or sono feci lo stesso gesto compiuto dal Papa dopo 15 anni in cui io avevo deciso di dar corpo a Cristo in me stesso, pieno di debiti, decisi di fallire davanti il Tribunale di Milano, e avrebbe dato luogo a un triplice fallimento di Romano Amodeo: fallito come romano persona, come romano ditta individuale, e che anche aggiungeva all'azienda SRL Romano Amodeo. Quindi il 28 febbraio dell'88, lo stesso giorno in cui a Montesilvano 20.000 persone fallirono sotto una croce eretta lì perché si aspettavano un grosso miracolo in cielo, e trascendeva proprio questo del 28 febbraio in cui il Papa si dimette, ecco, io proprio in virtù del mio desiderio di questi 153 grossi pesci ho puntato 153 volte sullo stesso pronostico e ho vinto 153 volte, ma in quel nome e in quel solo nome romano che la Chiesa Cattolica ha celebrato il 28 febbraio del 1988. Ecco, è solo qui da vedere. Non so che dire, ieri non ho pubblicato nessun video, ieri era l'1 di marzo, oggi è il 2 e mi sento di dover spiegare perché io stia attraversando un momento come di
critica nei confronti di me stesso per come io azzardi cose che sembrano interpretazioni profetiche di quello che è scritto nelle sacre scritture e che io poi vedo proprio presenti nei giorni di oggi. C'è un amico che mi ha scritto delle spiegazioni e gli ho anche risposto. Sono perplesso, sto cercando di capire. Infatti io, proprio dando un giudizio a quanto sta accadendo di importante in questo momento storico, in cui vediamo l'Italia un po', come dire, allo sbando, sia sotto il profilo della gestione della cosa pubblica nell'Italia, sia nella Chiesa Cattolica. Da una parte non abbiamo il governo e nemmeno l'idea di qual governo sia possibile mettere in piedi. Dall'altra non abbiamo un Papa e si brancola un po' nel buio nel tentativo di immaginare che cosa e chi possa essere il Papa nel futuro. Cosa veramente difficile da immaginare se la vogliamo riferire a delle profezie, una delle quali che ha avuto per soggetto proprio Gesù. Perché se alla fine dell'ultimo dei quattro Vangeli, nel punto 18, nel versetto 18 del capitolo 21, che è quello escatologico e che è quello proprio che fa i conti finali con una condizione che sembra quella di adesso, perché nel versetto 18 c'è scritto questo annuncio fatto a Pietro, proprio da Gesù, un Gesù irriconoscibile nel volto, ma che doveva essere Gesù proprio a ragione della pesca miracolosa che aveva nuovamente dato, consentito, a vantaggio di Pietro. Nel versetto 18 c'è scritto chiaramente, quando in verità ti dico, quindi è Gesù che non parla per esempi, ossia per parabole, ma dice il vero, in verità, quando eri giovane ti cingevi i fianchi e andavi dove volevi, quando sarai vecchio un altro ti cingerà, stenderai le braccia e ti porterà dove tu non vuoi. Tutto questo lo vediamo accadere proprio di questi tempi, perché il giorno 28 di febbraio Pietro è stato portato da chi? Da un altro. Proprio il Pietro della vecchiaia, il Pietro, l'unico Pietro della storia della Chiesa, che si dimette ammettendo la sua vecchiaia. Quindi è proprio quel Pietro della vecchiaia, secondo questa previsione in verità fatta da Gesù. Un altro ti porterà dove tu non vuoi. Vediamo dove non vuole essere portato il Papa. Questo Pietro non vuole essere portato a essere un Pietro incapace. Per lui, Pietro, che ha avuto l'incarico da Gesù di legare e sciogliere in terra come in cielo, deve essere un Pietro responsabile, che affidi alla sua capacità mentale, alla sua giovinezza, al suo vigore, tutto nel compito di essere il vicario di Gesù Cristo. Ecco, un Pietro che vuole essere un efficace Pietro è portato a non essere più
Pietro e di conseguenza è portato a non essere proprio quello che vorrebbe essere. Vorrebbe essere un Pietro capace, si rende conto che non lo è più, non lo può essere più perché la vecchiaia incombe, e proprio mentre vuole che Pietro sia capace, decide di essere incapace come Pietro e quindi è portato dove non vuole, egli stesso verso la sua capacità, tanto più grave questa capacità se riferita a un Pietro teologo, il quale sa benissimo, infatti lo disse proprio il giorno in cui cominciò a fare il Pietro. Si dichiarò incapace di gestire quel ruolo che Dio gli dava, però rimandò a Dio quella capacità che egli stesso non accettava e non riconosceva in se stesso. Allora due sono i casi: o era uno che diceva queste cose tanto per modo di dire, perché era come un vezzo: io sono incapace, però so che a te, Dio, che dai a me questo incarico di essere Pietro, tu darai anche il modo di avere questa capacità che io non ce l'ho. Ammetteva di essere incapace fin dal primo momento in cui era eletto Pietro, ma a quanto pare non era vero, perché affidava alla sua responsabilità, alla sua capacità, quella che egli stesso diceva che non aveva come capacità. Ecco la contraddizione intima in questo ultimo Pietro della vecchiaia. È un male la vecchiaia che interviene e ti fa perdere il bene stesso dell'intelletto, al punto che compi proprio tu quello che non vuoi. E questo altro che ti porta dove non vuoi è proprio te stesso, quel te stesso che quando non c'era ancora questa vecchiaia riconosceva di essere incapace e che quando diventa vecchio e vede sfuggirgli quella illusoria capacità che invece a quanto pare si attribuiva, allora decide che deve togliersi di mezzo, perché a quanto pare la capacità divina passa attraverso la capacità umana. Ecco, questo è il momento di contraddizione estrema attribuibile a questo Pietro. E il punto, il versetto 18 di Gesù, che parla in verità e si rivolge profeticamente al Pietro della vecchiaia, è di una precisione proprio che più di questa non potrebbe essere. Infatti il capitolo 21 narra proprio di un Pietro, quello Simone, Pietro storico, che andatosene via Gesù, ossia non avendo più intorno la forza che gestiva tutto, non riesce a capire che quella forza gli è stata data e ha un momento di sbandamento, perché senza più Gesù io cosa faccio? Io torno a pescare, e quella scelta di tornare a pescare è proprio la scelta che fa Pietro, delegato a essere pescatore di uomini, tanto più capace di portare Cristo quanto meno capace nella sua persona, che invece, confidando sulla capacità personale del Pietro, la nega a Dio, che si avvale anche di un povero di spirito, anzi soprattutto di un povero di spirito, per gestire il suo disegno. E
perso il potere di questo Cristo reale che è di fianco a te, Simon Pietro, che ti consigli, che prenda le decisioni per te, tu ti senti talmente solo e incapace, abbandonato a te stesso, che dici, beh, torno a pescare pesci normali. E non solo lo fai da te, ma trascini con te anche una buona parte dei tuoi discepoli. Ecco, questo è il momento storico di adesso. Non è un azzardo vederlo, non è un azzardo cercare di capire se le profezie di Gesù fatte in relazione al Pietro della vecchiaia entrano in atto proprio quando Pietro, riconoscendosi vecchio, decide di abdicare al suo compito. Non è un azzardo, ma a questo punto entrano altri gesti di tipo profetico. C'è una famosa profezia di San Malachia che ha elencato a partire dal 1100 e rotti tutti i papi che ci sarebbero stati, arrivando fino al numero 111, che tutti hanno riconosciuto in questo papa, ora papa emerito, che si dimette per vecchiaia, Benedetto XVI. Ecco, per lui, dopo questo Pietro, viene un Pietro che, mentre è chiamato Pietro Romano, è il numero 112 e, per altri aspetti, rievoca anche un papa nero per questa profezia fatta da Malachia. È un papa che verrà dopo questo e che, secondo le previsioni di San Malachia, avrebbe abbattuto Roma. Ecco, il giudizio, l'azzardo su questa seconda profezia porta chi, come me, azzarda i suoi giudizi e lo fa mosso dall'esperienza, perché tutti gli azzardi che io ho compiuto nel passato, in un modo straordinario, non si sono rivelati mai azzardi. Ed è proprio da questo mio osservare i gesti profetici fatti da me e veri in linea di un azzardo personale. Voi dite, in che modo? L'azzardo più grande che io ho fatto è stato quello che ho messo in atto proprio il 28 febbraio, quindi il giorno in cui Pietro ha abdicato, e l'ho fatto in un tentativo identico, nel piccolo, a quello che aveva in compito da gestire Pietro. Io che esattamente il 4 giugno del 1973, 33 anni esatti dopo che in quello stesso 4 giugno 1940 avevo assistito a una veramente creduta presenza di Gesù, venuto miracolosamente nella mia vita a salvare un piccolo romano morente, e secondo una preghiera che mia madre faceva a Maria Santissima, salva Romano, innocente come Gesù. Cosa accadde quel giorno lì? Accadde che, mentre io il 4 giugno alle 7 del mattino ero moribondo, mia madre mandò Peppina Mollo dal medico di Felitto, un certo dottor Sabatella. Lo mandò a chiamare perché stavo morendo, ma questo medico non aveva proprio nulla da fare. Io ero stato colpito da broncopolmonite, che allora era un male incurabile, e aveva visto avviarmi a passi decisi verso la morte,
E quando al mattino, alle 7 del mattino, riceve la domestica di casa Amodeo che implorava il suo soccorso, giudicò che non aveva alcun soccorso da poter dare e non venne. Sarebbe venuto 5 ore dopo, in questo paesino di 2000 abitanti in cui non aveva niente da fare, specie alle 7 del mattino. Perché? Perché era convinto che io morissi. Ma alle 8 di mattina venne una bambina con sua madre al mio indirizzo e raccontò che quella notte aveva fatto un sogno. Ebbene, quando io esamino le date, e quello era il 4 del 6 del 40, e vado a prendere sul serio queste date, cercandole nel libro sacro della Bibbia, e vado al capitolo 40 come l'anno e leggo i versetti dal 4 al 6 come il 4 di giugno, e dal 4 al 6 si racconta di due sogni che sono raccontati a Giuseppe, quello del coppiere del faraone e quello del panettiere del faraone. Entrambi erano stati incarcerati e, saputo che c'era Giuseppe carcerato egli pure e che aveva capacità profetiche di andare a leggere i sogni, lo chiamarono e gli raccontarono i due sogni. Erano sogni di vita e di morte, perché uno dei due sarebbe stato condannato a morte, decapitato, e l'altro invece sarebbe stato ripristinato nel suo ruolo. Ebbene, vita o morte, come quel bambino lì che in me stava morendo. E il sogno di quella bambina diventa il terzo sogno, di vita o di morte. Questa bambina racconta che la Madonna le dice: vai a avvertire la tua maestra e dille che non tema, ci penso io. E quella mattina io fui miracolato. Quella probabilità di vita o di morte, che era proprio nel tema, dai versetti dal 4 al 6 del capitolo 40, proprio in relazione a quello che accadeva il 4-6 del 1940 e riguardava tre sogni, ecco, accadde. E come il sogno dei due fatto a Giuseppe fu confermato, così fu confermato il sogno dalla Madonna detto a quella bambina. E io ho visto in me venire la parusia di Gesù che salva me, morente, innocente come Gesù, dalla morte. Ma mia madre certamente non voleva e non pretendeva che Gesù, che doveva tornare al mondo, tornasse in me a salvare nuovamente il suo papà, quel Barabba che già era stato posto la prima volta in questo ballottaggio. Chi volete salvare dei due? Come i due coppieri, il coppiere o il panettiere, chi volete salvare? Gesù o Barabba? E Barabba fu salvato grazie alla morte di Gesù. Ebbene, invece il 4-6 del 40, Barabba fu salvato grazie al ritorno in vita di Gesù, in questo Barabba, che poi si rifà al Bar Abba, al padre Abba di un B. AR. Ma se voi pensate che il 28 febbraio è San Romano Abate, ecco che andiamo all'Abba del Barabba, al Romano, e io vedo proprio
le stesse situazioni accadere a me e accadere alla storia sacra della Chiesa. E quando io, il 28 febbraio, decido di fallire nel mio compito di dar corpo a Cristo, perché avevo il 4 giugno, lo stesso 4 giugno, proprio nei 33 anni della presenza di Gesù qui sulla terra, compiuto nuovamente quello che Gesù si vide accadere a 33 anni, e io in me dissi: il mio io è una utopia, non lo voglio nemmeno sentire questo mio ego. Io valgo soltanto se io riesco a fissare una eterna comunione tra un personaggio reale e un io che non sia il mio, sia quello di Cristo, che si metta a gestire il mio personaggio, tanto che dal 4 di giugno del 1973 non sia più io ad esistere, io il personaggio Romano Amodeo, ma questo io di Gesù tornato a animare questo personaggio, non per un miracolo della Madonna accaduto 33 anni prima, ma per una scelta volontaria di un io che decide di togliere di mezzo il suo io reale, quello della creatura, per essere sostituito dall'io ideale del creatore. Quando io, dopo 12 anni gestiti in questa ottica, passo da quella scelta fatta nel 1973 a quella accaduta nel 88, quindi 15 anni dopo, e il 28 febbraio San Romano, avendo 50 anni esatti, più 33 più un giorno, decido di togliermi di mezzo in questo tentativo di dar corpo reale a Gesù Cristo, io compio su di me la stessa cosa compiuta dal Papa in quel giorno lì. Ecco perché io mi vedo nelle stesse condizioni e chiamato in causa sempre personalmente. L'ho visto in tutta la mia vita, e per questo c'è l'azzardo mio a interpretare questi fatti che accadono ora. Ma io avevo letto l'opera che Gesù aveva detto in relazione a che cosa sarebbe stato di Giovanni, perché Pietro, dopo che si sentì nel suo essere futuro, in verità ti dico, quando eri giovane e quando sarai vecchio, Pietro si rivolse a Gesù e, vedendo che c'era Giovanni che li aveva seguiti, chiede a Gesù: e di lui che cosa sarà? E Gesù gli risponde: se io voglio che egli resti fino al mio ritorno, a te che importa? Tu seguimi. Ecco, in che modo sarebbe restato fino al suo ritorno Giovanni? Io l'ho inteso sia in questo capitolo 21 profetico dei tempi moderni, sia nell'Apocalisse, il libro scritto da San Giovanni, in cui nel capitolo 17 spiega esattamente che cosa accade nel momento in cui c'è l'abbandono di un certo compito, e quando chi Gesù mette in un luogo perché comandi se ne va, ecco che è come se è proprio quello il momento in cui Mammona o il reggente di un mondo maligno entra in atto. Accade in quell'ora lì, proprio quella che non sono stato certo io a denominare come le ore 20, è stato proprio
Benedetto XVI a dire che il suo papato cessava alle 20. E poiché su Apocalisse c'è scritto che in un'ora e in un'ora sola risorge la bestia, io ho letto in questa ora sola una cosa reale, una ora. Ma vedete, l'italiano ha dei termini che sono un po' trascendenti, perché quella che è una ora, ossia una unità di misura, è anche ora, questo momento qui. E quanto dura questo ora? Io sono stato uno che ha azzardato una lettura proprio rigida, legata a un'ora solare, proprio a questo. E che cosa avevo immaginato potesse accadere che riguardasse me? È proprio un ritorno al mio passato, a quando io non avevo ancora abbiurato a me stesso e lottavo per la mia fortuna, per la mia vittoria, per il mio potere. E ero anche diventato un giovane ricco. E quindi io immaginavo che in me potesse tornare questa ricchezza. Mi sono chiesto concretamente come fosse possibile in una ora. Ebbene, tra le ore 20 e le ore 21 in Italia si sorteggia il Super Enalotto. E sapete bene che io vedo nel Super Enalotto proprio quel lot che, essendo veramente super, il Lot nipote di Abramo, che ricevendo i tre inviati del cielo lì a Sodoma e sapendo che correvano il rischio che fossero presi per i fondelli, ma non in termine così, proprio in quel termine nudo e crudo di chi sodomizza, fece di tutto per portarseli a casa sua. Ma gli abitanti di Sodoma circondarono quella casa e chiedevano dei tre ospiti per abusarne. Lot fu talmente grandioso che prima offrì loro le figlie che egli aveva e che erano ancora immacolate. Prendetevi le mie figlie, ma abbiate rispetto per gli ospiti sono sacri. Non c'era niente da fare. Questi rumoreggiavano. E allora Lot ebbe un coraggio mostruoso. Aprì la porta e la chiuse a chiave dietro di sé. Rimase lì, fuori dalla casa, con tutti coloro che pretendevano da lui che gli consegnasse i tre forestieri. Cercò di indurli a ragionare. Io ho visto in questo tentativo di Lot, veramente di essere un Lot super, quello che nei termini concreti sarebbe potuto essere un super Enalotto, tale che se io lo vincessi, e è arrivato a 50 milioni, sì, quei 50 come i miei anni quando io mi misi in croce, decisi di mettermi in croce fallendo. 50 milioni di euro come quei 50 anni tondi di vita che avevo. Ma c'erano ancora 33 più un giorni per arrivare al San Romano, che è il giorno 28 febbraio. Io già avevo riconosciuto in questo San Romano il vincitore, quel miracolo che già lì, nel 28 febbraio dell'88, si aspettavano a Montesilvano, sotto una croce fatta erigere apposta, perché doveva accadere un grande miracolo in cielo,
più grande che a Lourdes e a Fatima. Quale grande miracolo accadeva allora in relazione a me se rapportato, essendo lo stesso 28 febbraio, a questo 28 febbraio in cui il Pietro della Vecchiaia si dimette? Che cosa poteva accadere? Qualcosa di trascendente, veramente, sia lo spazio sia il tempo. Lo spazio perché io non ero a Montesilvano, quello che stava accadendo a me, che io, che su di me avevo deciso di dar corpo a Cristo, abdicavo alla mia croce dicendo non ce la posso fare più se io non mi affido al tribunale che sciolga tutti i miei nodi. Io rimango un eterno che non può più nulla, perché sono schiavo dei debiti vita natural durante. Io che ho ancora tutti i miei beni intestati a me, li consegno al tribunale e il tribunale mi scioglie tutti i miei debiti. Io avevo deciso in quel giorno lì di San Romano di fare la stessa cosa che 25 anni dopo fa Pietro. 25 ha forse un senso come numero? Certo, è un quarto di 100. 100 è proprio il totale dell'energia, quando tutta l'azione vale 10 e tutta l'azione uguale contraria vale un 10, uguale contrario. Il loro prodotto 10 per 10, 100, è tutta quanta l'energia, ha quattro dimensioni, ma una sola delle quattro è 100 diviso 4, è 25. Quindi l'energia presente totale è 25. E quando il tempo umano legato alla Terra, unitario, è l'anno, ecco che 25 anni sono il tempo intero che deve passare perché questo gesto espresso da me, che ho voluto in me, questa comunione di uno che non è niente e non è nessuno, fosse rappresentata proprio dal gesto del Pietro della Vecchiaia che si dimette nello stesso criterio seguito da me. Io, in questo mio disegno di dar corpo a Cristo, mi sto avvalendo dei miei denari, dei miei possessi reali. Io non ne ho più. E come faccio a dar corpo a Cristo io che non ho più soldi? Io devo dimettermi da questo compito e io voglio assumere la mia croce. È la stessa cosa, nello stesso senso di responsabilità personale, assunto da questo Pietro. Per me erano i beni economici che erano proprio lì a garantire quel tentativo mio personale di dar corpo a Cristo attraverso i soldi. E il Papa attraverso il suo senso di responsabilità. Vedete, questi 25 anni esatti, dal 28 febbraio 88 al 28 febbraio del 2013, sono il tempo intero, proprio legato a un quarto del 10 per 10 espresso in anni, che occorre perché una cosa che sia in un certo modo emblematico si realizzi proprio attraverso il massimo vicario di questa rappresentanza, il massimo vicario che sapete è Cristo. Ecco, poiché io fondavo sul danaro la mia capacità personale, ecco che nella prima ora, senza più il Pietro, nel momento in cui proprio è scritto sul libro dell'Apocalisse, nel capitolo 17, nel versetto che non mi ricordo più qual è, che in un'ora la bestia viene riportata in vita, e io ve l'ho detto, la bestia, il 666 previsto nella Sacra
previsto nella Bibbia, sono io. L'anticristo che era previsto sono io. Oh, voi tutti vi scandalizzate quando sentite dire che la figura del Cristo, quello che doveva tornare nel mondo, è tornata nel mondo e è venuta in me. Vi scandalizzate perché mi sentite dire che io sono la parusia di Gesù Cristo, io come personaggio. E invece vi passa come se fosse niente il fatto che ancora io vi dico che quella figura dell'anticristo ero io. Io sono passato dall'essere anticristo all'essere Cristo in modo volontario e proprio il 4 giugno di 33 anni dopo la parusia di Gesù, quando io, che prima gestivo le mie cose nel senso di capacità personale che avevo ed ero divenuto ricco e potente, io crollai a questo senso di potenza e dissi che questo senso di potenza che derivava dal denaro era da cancellare. Eppure che cosa feci poi? Non potendo vendere i miei beni e fare come Gesù aveva consigliato al giovane ricco, di donare tutto ai poveri, io i miei beni li ho messi lì a garanzia dei prestiti delle banche, e con questi soldi che le banche mi davano ho tentato di portare avanti un disegno in cui Gesù operasse attraverso i miei beni personali che non riuscivo a vendere e a poter donare. E li ho donati fin quando, non avendo più alcunché, io ho creduto che avrei donato i soldi che gli altri mi prestavano per gestire le mie cose. E quindi non era più nemmeno onesto e corretto, anche se il valore dei miei beni era ancora di gran lunga superiore ai debiti che io avevo. Ma dalla mia vendita fatta da tribunale, dai miei beni hanno recuperato solo un quarto del loro valore. Così succede ai beni quando finiscono venduti e messi all'incanto in un fallimento in tribunale. E non sono bastati a farmi rientrare in bonis, tra i buoni. Io sono ancora tra coloro che non sono in bonis e arrivo a sperare umanamente che, visto che ho già avuto Dio che mi ha risposto in un giorno in cui stavo per commettere una grande cattiveria contro le mie mani, stavo tentando di farmi saltare queste quattro dita che vedete qui, i due pollici e i due indici, fingendo un infortunio sul lavoro per divenire un ladro e avvalermi di una assicurazione contro gli infortuni. Io, se fossi riuscito a essere un gaglioffo, avrei ottenuto circa 1.200.000.000 di risarcimento per queste quattro dita qui. E avevo preordinato un piano diabolico per portarlo in atto, pronto perfino ad andare all'inferno per sempre come un malvagio, pur di non lasciare delusi coloro che si erano fidati in me, che mi fidavo a Dio. Io vedevo Dio offeso in quanto vedevano gli altri fatto a me. Se io li avevo traditi, loro avevano avuto fiducia non in me, ma in uno che aveva fede in Dio, e io vedevo Dio messo in crisi. E ancora una volta, io, quando stavo per farmi saltare queste dita e diventare un disgraziato, io amavo Dio più di quanto amassi il mio io, che io fossi pure anatema, ma fosse salvato l'ideale puro di Dio. Tanto era il mio amore, e di fronte alla mia richiesta, prima di attuare questo piano diabolico, Dio cosa faccio? Mi rispose: aspetta. Ed è dunque che io aspetto ancora.
di salvarlo in mondo in quel modo lì, poggiato sul danaro, perché era per mancanza di danaro che io vedevo messo in crisi tutto. E allora ecco che, essendoci nell'ora successiva, proprio al giorno 28 febbraio, alle ore 20, in cui il Papa non c'è più, il Super Enalotto che è sorteggiato alle 20:30, ecco che io ho detto, è arrivata l'ora in cui Dio mi fa vincere il Super Enalotto. E io ho fatto di questi video in cui io vi presentavo, senza dirvelo in modo così chiaro ed esplicito come ve lo dico adesso, io contavo proprio sulla vincita del 6 al Super Enalotto, al punto che, volendo che fossero coinvolti proprio i 153 grossi pesci della profezia di Gesù, che fa pescare 153 grossi pesci, e io ho detto, ecco, vedremo il miracolo dei 153 grossi pesci. Ebbene, io non ho visto questa mia vincita, però io l'ho vista. Ancora una volta la vedo io e voi tutti non la vedete, perché il Super Enalotto ancora non lo ha vinto nessuno, nemmeno io. Però io, romano, nel giorno di San Romano, io romano che valgo 66, se voi vedete i numeri che sono usciti nel giorno proprio del 28 febbraio del 2013, nella ora successiva a questo Pietro che se ne va e che dà luogo a una vittoria al Super Enalotto, guardate un po' tra i 6 numeri usciti che cosa c'è nel giorno di San Romano, laddove è romano Pietro, romano quello che viene dopo il Pietro che se ne va. C'è un bel numero 66 che è il numero di romano, e avendo ripetuto per 153 volte quello stesso pronostico, io ho centrato per 153 volte il mio primo nome romano. Posso dire che il Pietro romano nel giorno di San Romano si è affermato nei suoi 153 grossi pesci, proprio quelli di romano. Posso dirlo, perché è accaduto. Ma vedete, ancora una volta io vinco senza vincere un fico secco, e non posso risolvere i problemi del mondo se non vinco niente. Ma vedete, se io faccio una cosa così, ancora una volta cado proprio nel solito pericolo e rischio di credere che Dio possa vincere grazie ai soldi, grazie agli euro, e non in quel modo divino e trascendente grazie al quale egli poi vince. Certo che c'è di mezzo il lotto, certo che c'è di mezzo il Super Enalotto, e io veramente, proprio con riferimento a questi 153 grossi pesci pescati nel giorno di San Romano, io ci ho visto i 153 eventi vincenti, ma uno alla volta, non come un valore d'insieme, proprio come pesci diversi, in cui di romano 66 io ne ho centrati 153. Vedete, in questa cosa qui io sono
così, preso in contropiede, sempre preso in contropiede da Dio quando mi fa fare questi gesti di azzardo. Perché mi aspetto una cosa e quella accade, accade sempre, ma è sempre nel modo trascendente a quello che io penso e vi dico. Trascendente però solo per modo di dire, perché la vittoria di Dio non si poggia su nulla, è una vittoria assoluta che si poggia su tutto l'insieme, ed è tutto l'insieme che bolle come questo tentativo di riaggiustare tutte le cose in Italia e in quella fede che è celebrata a Roma e che resta lì, in quella Roma, nel Vaticano, in cui vedremo forse l'avvento del Papa Nero, vedremo in che modo Dio verificherà il successo di queste previsioni, di cui proprio riveste tutto l'essere della fede nei cristiani. Queste sono cose che stanno accadendo ora, riguardano me, perché io ve l'ho detto, tutto sembra a me che riguardi me, perché io ho osservato in modo scrupoloso tutto quello che è successo a me e ho visto la mia persona proprio cucita a filo doppio con Gesù, cucita sia in Genesi 25, in cui c'è una mano che congiunge Giacobbe e Esaù. È la mano di Giacobbe che tiene il calcagno di Esaù. E sono il 25, lo stesso 25 di questi anni dopo il giorno in cui io mi misi in croce, lo stesso 25, ma che mette insieme i due gemelli, uno dei quali, se eseguiamo un certo controllo rigoroso in quello che si esprime in italiano e quindi nei sensi dei nomi italiani, Giacobbe che è primo nella G e che si mette davanti a Esaù, che è primo ma perde il primato, la A, che è in terza posizione del suo essere uno e trino, e da Esaù si riduce a Esù, è senza ombra di dubbi Gesù. È quel Giacobbe che, se lo osserviamo non in modo uno, ma trino, è già. Chi è già nella mia vita? È negli estremi, nello stesso modo di nomenclatura che stiamo seguendo in relazione a Gesù e che trasforma Giacobbe e Esaù, nomi ebraici, nel nome italiano di Gesù, la stessa cosa, in già sono gli estremi di Luigi Amodeo, anche nella sua compagna Lia sono gli estremi di Luigi Amodeo, Giacobbe e Lia, tutti e due, e l'ultimo dei quattro figli di Giacobbe e Lia, che si chiamerà Giuda, ha ancora gli estremi di Luigi Amodeo in Giuda. G-U-D-A-G-A. Quindi in Genesi 25 c'è un secondogenito che si chiama Giacobbe, ma ha gli stessi estremi del padre Giuda, che ha gli stessi estremi dei due genitori, Lia e Giacobbe. Lia già una etrina per conto suo, Giacobbe solo da essere valutato nelle prime tre lettere, già. Insomma, quello che è insieme, tenuto da una mano in Genesi 25, è quel 25 che è sia letto nei mesi, quello estremo dell'anno che è il mese 12, sia nell'altro estremo che è l'1. Quindi 25-12 e 25-1 sono mese e giorno
che sono nello stesso contenuto emblematico. Ma io vi dico che in me c'era il Padre e Spirito Santo di Gesù, che Gesù è venuto in me attraverso un miracolo da parusia. E quindi che cosa doveva accadere in me realmente? Che Padre e Spirito Santo sposassero il Figlio. E anche questo matrimonio del Figlio c'è in Genesi 25. Perché già è l'iniziale di Giancarla, mia moglie, Giancarla Scaglioni, iniziali, Gesù. E se alle iniziali di Gesù, che è già Giancarla, si aggiunge la Elau, che sono gli estremi di Esau, ecco che il capitolo 25, il libro 25 di Genesi, cioè il capitolo 25 di Genesi, mette insieme anche il Padre e Spirito Santo con il Figlio, e il Figlio è proprio Gesù. Genesi 38, io ci vedo me stesso in tutto, in tutti gli estremi. Vediamo l'estremo paterno. Il padre vero in Genesi 38, io sono nato nel 38, è 25, 1, 38. E quindi, dopo di essere stato descritto in Genesi 25, nato prima, e quindi il 25, 1, e non secondo, perché io ero il primo, dopo di essere stato descritto il 25, 1, nel 38 sono descritto ancora nell'anno 38. Mentre invece Gesù è descritto 38esimo in generazione nella genealogia di San Matteo. E quindi anche Gesù è descritto qui, attraverso due nuovi gemelli. In che modo è descritto interamente tutto di me in Genesi 38? Dagli estremi del padre vero, che è Giuda, e a estremi G.A., quelli proprio di Luigi A., mio padre. Ma Luigi A. è A Modè O. E Modè è proprio quella conversione di Edom, che era proprio richiamato in Genesi 25, come quell'Esau che, avendo preferito una rossa minestra di lenticchie, fu denominato Edom, che vuol dire rosso in ebraico. Ma convertendo Edom, per come lo leggiamo noi, diventa Modè. Per cui Luigi A. Modè è proprio mio padre in quegli estremi di Giuda. Ecco, voi dite, sì, ci può essere tuo padre, non c'è tua madre. Come no? Mia madre si è chiamata Baratta Mariannina e gli estremi sono Tamar di Baratta Mariannina. Tamar ha gli estremi esatti di mia madre, dopo che Giuda ha gli estremi esatti di mio padre. E i miei? E certo, 25, 1, 38 sono tutti gli estremi in termini di date. Il nome? Il mio nome proprio? Se il marito di Tamar si chiama Er, è la R di romano. Se muore e dopo Er entra in atto come suo marito Onan, alla R si aggiunge la O, e quindi errò il marito di Tamar. In una coppia di mariti morti, 47, morto che parla, Amodeo, uguale Tamar, 47. E Tamar costringe il padre vero dei due mariti morti a fare come sarebbe stata costretta a fare Maria Santissima. Ma Tamar diventa Marta, che è Maria in croce,
Marta, Maria, Lazzaro, che indica chiaro che la ZZ è Ro. A Ro. La ZZ, la infine, A Ro, Amodeo Romano. Ma quel Ro è proprio il Ro e nasce una mano per prima. E io ho il primo nome. Voi dite, ma tu hai solo il primo nome. Non è vero, tu hai cinque nomi. Infatti, nasce una mano, a cinque dita. Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato. Questi sono i miei cinque nomi. E sono tutti nel segno dell'unità e trinità di Dio. Perché la somma cabalistica di questi nomi è 333 più 1. Quando gli si aggiunge anche il 47, morto che parla, 334 più 47 fa 381, 38, 1, libro 38, cioè capitolo 38, o come anno 38, del gennaio. E vedete bene che i cinque nomi miei, uniti al sabato di Dio, ossia al cognome, portano a ribadire come 38.1 quello che è scritto nel libro 1.38. E come potete giudicare che io non sia descritto se perfino tutto il mio codice fiscale è presente lì? In che modo? Il mio codice fiscale per il mio cognome Amodeo è MDA. Come la Madonna, MDA, laddove Tamar è la Mater, Mater che è madre in italiano. Io sono romano, ma sono anche italiano. Come romano ho una Mater di Tamar, come italiano ho una madre, e la Mad, che poi nella lingua del mondo vuol dire pazzo, Mad è uno scemo, è uno che è matto, povero di spirito, Mad, MDA, è il mio essere povero di spirito, essere quello di un Amodeo 47, morto che parla, morto che parla, sì, perché io sono Ro, io nel mio duo sono rappresentato dai due figli, Er e Onan, che sono i compagni di Tamar, ma sono morti, sono sostituiti dal padre vero. E infatti io vi sto dicendo che sono un personaggio che, come vi ho raccontato, il giorno 4 giugno del 1973 ha voluto morire a se stesso perché entrasse vivo a animare questo personaggio Gesù Cristo, facendo di nuovo, stavolta però per scelta volontaria, quello che era già stato fatto per scelta autorevole della Madonna il giorno del 4 giugno del 1940. Ecco allora che MDA è la stessa cosa di Tamar, che da Tamar diventa madre, da Mater diventa madre, diventa Madonna. E poiché io ho cinque nomi, e quando succede così, sono i primi tre nomi a dare luogo al codice fiscale del nome, prendendo la prima consonante di ogni nome, per Romano è la R, per il secondo nome Antonio è la N, per il terzo nome Anna è la N, R, N, N, sono il codice fiscale del mio nome. Ma RNN è lo stesso codice fiscale di R e Onan. R e Onan hanno lo stesso codice fiscale di Romano, Antonio, Anna. E vedete, quindi MDA intero, il nome intero, il gruppo a 5 cifre che viene dopo, 38A25, è il 38, Genesi 38, A, libro 1 della Bibbia, 25, giorno Natale, come anche Genesi 25. E quindi nel terzo gruppo del mio codice fiscale,
38 a 25, nel libro A della Bibbia c'è il 38 e il 25, ci sono entrambi quei due capitoli lì, in cui il 25 io sono insieme a Gesù come il 25 giorno, mentre invece nel 38 sono insieme a Gesù, ma io nell'anno 38 e lui 38esimo in generazione del Padre vero. Rimane soltanto da vedere, da controllare, se l'ultimo gruppo di 5 cifre che caratterizza il mio codice fiscale è riferibile a questo evento che è scritto lì. Cosa è il gruppo delle ultime mie 5 cifre? È D5, se questo è l'insieme dei nomi, ma sono dita, vedete? Sono 5 dita, sono dita 5. D5 allude a dita 5, perché i 5 nomi arrivano a 333 più 1 ed è espresso da 5 dita. E poi 27i è l'ultimo gruppo a 3 cifre del mio codice fiscale. Fa parte dell'ultima cinquina. Qui stiamo esprimendo tutto con due ultimi 5. Nell'ultimo 5 abbiamo dita 5. Ma cosa valgono dita 5? Lo abbiamo visto. Valgono 333 più 1. 3, 3, 3, 1. 3, 3, 3, se noi lo sintetizziamo in tutta l'interazione tra i 3, 3, 3 per 3 per 3 fa 27. E 1 è uguale alla I. Quindi 27I, che è l'ultimo 3 che esiste nell'ultima cinquina, mentre nelle prime due una, nelle prime due cifre dice dita 5, nelle ultime 3 sta facendo il quantitativo esatto di 333 più 1, espresso come il 27 del 3 per 3 per 3, più 1, espresso come la I, uguale alla 1. Perché 9? Voi dite, ma la lettera I, che è la nona, non è indice del primato. E come no? È il primato trascendente, ossia quello che parte dal ciclo 10 intero e invece di andare in avanti retrocede di 1. E se noi leggiamo il ciclo 10 arretrato di 1, mentre è vero quell'1 di arretramento, in avanzamento noi lo leggiamo 9. Ecco perché, anche se la I è la lettera 9, ha ancora il valore di 1 e quindi 27i è l'espressione del 333 più 1 delle dita 5. Ora, io ho studiato tutta questa roba, ho visto nel mio personaggio tutti i segni che ci sono, le ho viste queste cose. Allora, avendole viste, cosa dovrei fare rispetto a voi? Avere io stesso il vostro stesso senso di non credere possibile in niente e dire ma sì, ma sì, ma sì, è vero per tutti se ci pensano tutti. A me che sia vero per tutti se ci pensano tutti non interessa granché. Se io ci penso nel caso mio e lo vedo vero in me, a me che possa essere vero anche per gli altri non nega che sia vero per me. E se è vero per me e il giudice di tutto quanto io veda nel mondo riguarda me, ecco che io mi permetto, proprio per questo insieme di cose, di esprimere l'azzardo proprio del mio giudizio, pensando che, come non l'ho mai visto smentito, ma sempre realizzato in modo trascendente, sia sempre così. E vedete, anche stavolta è successo, e in modo trascendente. L'ora dopo la caduta
di Pietro che se n'è andato, il super analotto, ha tirato fuori 6 numeri, di cui quello fondamentale è proprio il nome romano, che è il nome espresso in Genesi 38. R-O-Mano. La Tamar, che è scritta in ebraico, se noi la leggiamo nell'ordine italiano, si trasforma in R-Amat. R chi è? Il marito. Amat che cosa indica? Il verbo amare, espresso nella terza persona di uno che ama. R-Amat. Quindi Tamar è l'espressione di chi ama R. Ama R essendo un romano. E vedete bene come è su questo romano che si centra tutto, proprio nel giorno in cui la Chiesa Cattolica celebra San Romano Abate. Abate nel segno di abbate. Io, che mi chiamo Romano, stranamente ho sempre festeggiato e celebrato il mio onomastico non nel giorno del San Romano di Roma. San Romano di Roma era un grande soldato che aveva il compito glorioso di eseguire il volere che gli era delegato dall'ordinamento, della giustizia. E un giorno si vede attribuire l'incarico di cuocere a fuoco lento un poveraccio. Quando vide che era stata preparata la brace, che era stata messa una graticola sulla brace, come se bisognasse arrostire qualcuno, e che si trattava di arrostire un uomo, e lui aveva il compito di soprintendere a questo sacrificio, inorridì. Immediatamente volle chiedere: ma cosa ha fatto questo? È un cristiano. Era San Lorenzo. Immediatamente, folgorato dallo Spirito Santo di Dio che gli fa capire il vero, senza che nessuno glielo abbia o glielo avesse spiegato, immediatamente sa che ha ragione. Se c'è tanto odio e tanto livore contro questo poveretto, è perché ha toccato una profonda verità che non può essere detta e deve essere tolta di mezzo. San Romano, cosa fece questo soldato? Magari era anche uno che aveva ammazzato in guerra, come un soldato. Andò dai superiori e si dissociò. Disse: io non sono d'accordo e non intendo comandare per l'esecuzione di costui. Lo richiamarono al suo dovere, ma egli era inflessibile. Allora disse: guarda che se non lo fai, perché non lo fai? Sono cristiano anch'io. Accipicchia. Cercarono di farlo ragionare. Dice: guarda che ti decapitiamo prima ancora di cuocere lui. Non volle abiurare. Preferì gli tagliassero la testa per non perdere la testa come tutti gli altri che arrostivano un uomo vivo. Ora, chi arrostisce l'uomo? Quando lo prende bambino e lo porta a essere un uomo adulto pieno di sé e del suo potere. Chi lo arrostisce? È il potere di Satana che arrostisce un bambino che non ha alcun potere, fino a fargli credere di essere diventato potentissimo. Satana arrostisce l'uomo. Ma è un Satana che normalmente non è visto. Invece San Romano lo vede, lo scopre. Infatti quel San Romano lì è invocato tutte le volte che c'è da fare una lotta
contro Satana, perché c'è una figura di indemoniato che deve essere sottoposta a quel gesto della Chiesa che lo scaccia. E uno dei santi invocati è San Romano, ma il San Romano di Roma, non il San Romano Abate. E perché io ho sempre invece celebrato il San Romano Abate del 28 febbraio? Perché? Perché quell'abate aveva come segno proprio quello che era espresso dall'abate, te padre, Romano, te padre. Chi era questo te padre in romano? Era quel romano che soprintendeva, lo stesso romano di Roma, al punto da dirgli il vero. Quindi il San Romano Abate è quel romano che sta ancora a monte di quel romano soldataccio, ed è un uomo di Dio, è un abate che non ha niente di glorioso, niente di eccezionalmente, ma era quel romano che celebravo io, ed è proprio in quel giorno che accade tutto ciò in me. E chi ha vinto veramente in quel super enalotto che per me rappresentava la mia vittoria? Chi ha vinto? Uno solo, quel 66 di Romano. E per quante volte? Per quelle 153 volte in cui io ho puntato su questo evento. Ho vinto in modo trascendente. Ancora una volta sono qui pieno di una grande e vera problematica nel dirvelo, ma quello che io prevedevo ancora una volta è accaduto, ma in questo modo trascendente qui, ma anche in questo modo vero qui. Ora, poiché negli esempi che appaiono esemplificati dalle cose che io vedo, poi c'è un contenuto profondo di verità, ecco, il contenuto profondo di verità che cominciò con le venti in cui il Papa smise è quello che accade ora. In tutti i contesti che esistono nel mondo di Cesare e di Roma, in cui nella Roma, capitale d'Italia, si deve organizzare il governo dell'Italia, e in cui nella Roma dei Papi, nella Cappella Sistina, si sta per rifondare un nuovo primato di quel nuovo Pietro che sarà dopo questo primato, ma che in sostanza abbatterà il potere di quella Roma così vittima del suo Vaticano. Un Vaticano che, nonostante i due ultimi papi che non erano italiani, è stato talmente messo in crisi da tutto l'apparato del Vaticano proprio per quanto ha riguardato il contributo italiano, che finalmente arriverà a imporre a Roma un Cristo del mondo e non più così sottoposto a questo dominio di Roma, di questo Vaticano così determinato nonostante tutto da quel potere temporale dei papi, che pur essendoci stati già quei 153 grossi pesci, come l'Unità d'Italia, che ha tolto al potere dei papi tutto quel dominio che aveva anche sulla città intera di Roma, dopo di avere espresso questo miracolo di questi 153 grossi pesci dell'Unità d'Italia, che ha tolto a Roma, che ha tolto a Roma
quel tanto di dominio temporale dei papi che gli rimaneva, glielo tolga del tutto, interamente. Il dominio di Pietro non può poggiarsi sulle cose concrete di questo mondo, deve fondarsi sul dominio di Dio, perché due sono i regni, c'è quello di Cesare ed è giusto che sia a Roma, e c'è quel dominio di Dio che è giusto che sia a Roma, ma in una Roma talmente trascesa che sia un Roma no.